organizzato un po'. Sfida alla culla del rugby italiano. Al via la stagione di Serie A 23-24 dove è impegnata la Fiorini Pesaro Rugby. Oggi al Tecnobull Rugby Park Toti Patrignani, la Fiorini Pesaro Rugby nella prima stagionale affronta il Petrarca Padova, squadra cadetta del blasonato club italiano che lo scorso anno nella massima serie arrivò in finale scudetto per poi cedere contro il Rovigo, scudetto che invece aveva agguantato due stagioni fa. Subito un minuto di silenzio. Ed ora si inizia a fare sul serio. Per la Fiorini, Rugby Pesaro, in campo estremo De Angelis, Aleari, Venturini e Larrecciarti, centri di giornata Paletta e Sacchetto. Mediano di apertura Azzolini, 9 Boccarossa, Antonelli, Mariani, Tontini come terze linee, in seconda linea Ruffini e Leonardo Venturini, in prima linea Franco, Fusco e Leva. Risponde Padova con Navarra, Franchini, De Sanctis, Zulian, Della Silvestre, destro Jimenez, Tognon, Goldini, Minossi, Marchetti, Sala, Bernardiniello, Gott e Fioriti. Al via i primi 40 minuti di questa stagione, Ruffini che tocca subito indietro ma Pesaro fatica a mantenere l'ovale, infatti è subito Padova a conquistarlo con Fioriti che va a impegnare la difesa pesarese, Pesaro che deve subito riuscire a portare pressione e adesso è il Padova che si tuffa sulla rack impedendo quindi la possibilità di pallone rubato. Ed è la Fiorini quindi a avere il primo calcio di punizione di giornata. Dicevamo sfida alla culla del rugby italiano perché quest'anno la Fiorini Pesaro Rugby è stata inserita in un girone praticamente tutto veneto, ad esclusione di una lombarda. Sarà un girone, una stagione dove Pesaro ogni due domeniche praticamente si troverà a fare una trasferta verso la terra veneta e verso società decisamente blasonate e dal passato importante. Buona la prima touche, Pesaro che va in percussione centrale con Ruffini e adesso è Azzolini a esplorare il campo con un bel calcio alto e lungo. Buona la pressione portata da Pesaro, Paletta subito al placcaggio, palla forse persa in avanti, così pare essere. Vediamo l'arbitro, infatti, anzi no, forse sì, è avanti del Petrarca, quindi si riprenderà con la prima mischia di giornata. Vediamo come risponderà, una mischia dove Pesaro ha fatto importanti acquisti in prima linea con Fusco a tallonatore e la conferma di Franco. Ovviamente la conferma del pesaresissimo Leva e del tallonatore Santini, la conferma di Dal Pozzo, ma poi è arrivato anche come pilone destro Alistair Doncor dall'Inghilterra, Alistair che oggi parte in panchina. Intanto calcio di punizione per Pesaro, c'è un vantaggio e Sacchetto che prova ad andare per vie centrali, ottimo questo inizio della Pesaro Rugby, buono Venturini che va a impegnare la difesa e adesso Azzolini che prova a mettere in moto De Angelis, palla persa indietro, quindi ancora palla buona per i giallorossi. E adesso il Petrarca a frenare il gioco di Pesaro, c'è una buonissima occasione per tentare un piazzato, vediamo che cosa deciderà di fare Azzolini.
Azzolini che è tornato a giocare per il suo club di origine, ricordiamo che è probabilmente il pesarese che ha avuto maggior successo a livello di rugby, è arrivato anche a guidare la nazionale Under 20 nei mondiali in Nuova Zelanda e ha giocato alle Zebre, ha giocato alle Fiamme Oro e quest'anno è tornato a casa per con grande gioia di tutto il club. Primo calcio piazzato in giallo-rosso per Azzolini. Purtroppo non va il primo calcio piazzato e si riprende quindi con un calcio del Petrarca e Pesaro che comunque rimane nella metà campo dei Veneti e di Antonelli questa volta ad andare a contatto, ma non c'è il rilascio della palla da parte di Antonelli e quindi è calcio di punizione in questo caso per il Padova. Un peccato che al quinto Azzolini non abbia centrato il calcio piazzato e adesso sarà Padova e Padova a entrare nella metà campo della Pesaro Rugby. Avrà una buona touche sui 30 metri, diciamo, seconda touche di giornata. E prima touche per il Padova, buona sul secondo blocco, Padova che imposta la maul, cerca di entrare, palla a Gott in chiusura della maul, una maul che avanza, Pesaro ha qualche problema a fermarla, hanno macinato diversi metri, adesso c'è già un vantaggio per il Padova, Pesaro deve porre un freno alla salita del Petrarca, Venturini manca completamente il placcaggio e adesso sembra che il guardaline stia richiamando l'arbitro, c'è stato forse un in avanti e soprattutto l'arbitro che dà vantaggio acquisito buono per Pesaro che dovrà ripartire quindi da lì con una mischia. Nell'uno contro uno Pesaro deve fare sicuramente più attenzione, non si può perdere un uomo in maniera così banale. Bisogna salire prima, portare pressione per andare a placcare e mettere a terra il diretto avversario. Adesso introduzione pesarese, vediamo che fatica a tirare fuori l'ovale e soprattutto mischia vinta dal Petrarca, l'arbitro che assegna fallo a Pesaro e quindi c'era un calcio di punizione per il Petrarca. Pesaro adesso dovrà fare grande attenzione, vediamo se il Petrarca andrà per i pali o molto più probabilmente, come infatti sembra fare, andrà per una touche sui 5 metri. Così è. Adesso Pesaro dovrà fare di tutto per contrastare la maul avversaria. Sembra che abbia preso un buon abbrivio la maul. Pesaro fatica a contenerla, infatti c'è la prima meta di giornata al settimo del Petrarca. Pesaro non ci ha veramente messo mano contro questa maul, entrata con troppa facilità in area di meta. Ricordiamo che Padova è una squadra assolutamente
di livello alla prima squadra in Serie A Elite, massima categoria, massima serie italiana, e la seconda squadra in Serie A, il che vuol dire che gran parte dei giovani che giocano in Serie A Elite, se non trovano spazio in quella categoria, possono poi giocare la domenica con la squadra cadetta. Fra l'altro il numero 10 destro trasforma pure, quindi Padova Rugby che si porta sul 7-0. Pesaro ha tutto per provare a mettere comunque in difficoltà questo Petrarca. Adesso è buono il placcaggio di Franco. Pesaro deve portare pressione, non deve lasciargli fare il loro gioco e ovviamente commettere quanti meno falli possibile, anche perché si è visto che la maul del Petrarca è molto strutturata e se arrivano sui 5 metri possono far male alla difesa giallorossa. Buona la pulizia di Larrecciarte, prima non si erano capiti lui e De Angelis, bravo in questo caso Mariani ad andare a terra, e adesso è Leva che prova ad andare a contatto, ma l'arbitro vede un velo e quindi, anzi no, il passaggio in avanti, e quindi si riprende con una mischia in favore del Petrarca. Questo è un errore evitabile. Pesaro deve ritrovare il filo della matassa, il bandolo della matassa, e provare a mettere in difficoltà il Padova attraverso i suoi punti di forza, con una tre quarti pesarese davvero veloce e un gioco alla mano che comunque potrebbe sorprendere gli avversari. Adesso introduzione di Menez. Vediamo, buona la spinta questa volta di Pesaro, però esce bene comunque la palla per il Petrarca, ma è molto puntuale l'arbitro nel vedere i falli e quindi si riprende con un calcio di punizione per Pesaro. Il Petrarca aveva tallonato con la mano. Adesso buona la touche trovata da Stolini. Davvero buona questa touche. Pesaro deve ripartire da qui, deve riuscire a indovinare il lancio con Fusco. Fusco che quest'anno è arrivato dal Parabiago. Parabiago che l'anno scorso fece le finali nazionali per salire in Serie A, poi non è riuscito a trovare la massima serie, ma Fusco è stato uno dei protagonisti di quella squadra. Davvero buona questa touche con Venturini a portare palla a terra, e adesso è Mariani ad andare all'impatto, deve mettere la palla quanto prima a disposizione. Pesaro però fa fatica a ritrovare il pallone, siccome non rotola l'avversario padovano c'è un'altra punizione da posizione decisamente favorevole per Azzolini, che non se lo lascia dire due volte e indica i pali per provare il calcio piazzato. Primo calcio piazzato che non è stato fortunato per Azzolini. Vediamo adesso questo secondo tentativo. Posizione decisamente centrale, 30 metri più o meno dai pali. E Azzolini mette a segno i primi tre punti della stagione giallorossa al 13esimo. Azzolini porta la Fiorini Pesaro Rugby sul 3-7. Buona davvero la pressione di Pesaro. Pesaro che ha giocato per buona parte di questo quarto d'ora nella metà campo avversaria, però è stato decisamente più cinico
il Petrarca non ha appena avuto un'occasione per entrare nei 5 metri pesaresi, ha messo a segno la prima meta di giornata. Ora si riprende con il calcio alto di De Santix, buona la presa di Pesaro, se non sbaglio era Mariani che è andato all'impatto ed è andato oltre la linea del vantaggio, davvero bravo, e adesso Astolini a liberare tutta la difesa pesarese che deve salire. Adesso è Padova che prova a giocare alla mano ed è davvero buono il placcaggio di Sacchetto che arriva con una puntualità impressionante, riesce comunque di fatto a mettere a terra l'avversario. Adesso Pesaro deve mettere un po' di pressione, davvero bravo Tontini a recuperare su De Santis e adesso è Sala ad andare a impegnare la difesa pesarese, davvero una bella seconda linea. E adesso Pesaro, bravissimo, e c'è l'in avanti del numero 8 del Petrarca, Tognon, e davvero davvero bella la difesa dei giallorossi, e adesso si riprenderà con una mischia in favore di Pesaro. Davvero bravi Pesaro, che sono riusciti anche a recuperare sulla folata con sulla sinistra del Petrarca, davvero bravo Tontini a rientrare e poi davvero bravo Pesaro a mettere pressione in difesa. Vediamo adesso, sono due pacchetti di mischia che si stanno equivalendo, cioè, prima aveva messo Pesaro in difficoltà Padova, poi è stato Padova a mettere in difficoltà Pesaro. Vediamo come andrà questa volta, la sensazione è che nel momento in cui il tallonatore alza il piede per tallonare, la squadra avversaria prende un minimo di abbrivio, quindi effettivamente le mischie tengono. Vediamo se riesce a tirarla fuori Pesaro, in qualche maniera riesce e mantiene il possesso dell'ovale. Adesso però è il Petrarca a rubarla e quindi con i Menest ad andare dentro, vediamo se Pesaro in qualche maniera riesce. L'arbitro ha visto l'in avanti di Pesaro e quindi si riprende con una mischia in favore del Petrarca. Un peccato perché effettivamente fatica Pesaro a tirar fuori i palloni da queste mischie, non si capisce bene se sia perché davvero i primi otto uomini delle due squadre si equivalgono o perché Padova sta riuscendo in qualche maniera a mettere in difficoltà i giallorossi. Adesso l'arbitro è andato un attimo a colloquio con la panchina pesarese, si riprende, aveva fermato un attimo il tempo. Siamo al 20esimo. Jimenez all'introduzione, ancora non c'è stato, come normale che sia, nessun cambio in questa partita. Guarda che dai, ma si sono girati, guarda i piedi del 7! Spinge un po' storto il Petrarca in mischia, adesso è Pesaro a recuperare il pallone, deve riuscire a tenerlo, un placcaggio, provano a tenere alto Paletta, riesce ad andare a terra, adesso è Pesaro che deve pulire in rack. L'arbitro richiama addirittura il giocatore del Padova, pare che richiami il numero 7 Goldin alla terza linea, quindi si riprenderà con un calcio di punizione per Pesaro che potrà quindi respirare e andare a giocare o portarsi nei pressi della metà campo padovana. Adesso l'arbitro richiama entrambe le squadre, qualche chiarimento, vuole tenere in mano la partita, arbitro che effettivamente in questo fin qui ha indovinato pressoché tutte le chiamate. E adesso palla che arriva in tribuna, oggi buon pubblico, buon numero di spettatori per Pesaro.
Fusco al lancio. L'importante è portare la palla a terra. Sull'ultimo blocco, davvero buona questa touche con Tontini. Pesaro che organizza la sua maul, palla a Fusco in fondo. Davvero buono questo avanzamento della mischia pesarese. Adesso è Boccarossa che decide di tirar fuori la palla. Serve Sacchetto. Forse potevano continuare a tenere la palla dentro, era una mischia, una mole avanzante, però va bene così. Adesso è Pesaro a provare a mettere in difficoltà la retroguardia, ma è attento il Padova, calcio quasi stoppato, e adesso però il Petrarca a recuperare il pallone, a provare a esplorare la metà campo pesarese. Pesaro che si deve risistemare in difesa. Partita piuttosto bella sin qui, due squadre che giocano a viso aperto. Davvero bravo Sacchetto nel placcaggio, prova a tenere su il giocatore avversario. Adesso però è il pilone Fioriti a trovare il buco. Pesaro che deve correre ai ripari, provare a recuperare il pallone. Davvero bravo in questo caso Pesaro ad andare a caccia della palla. Non so se sia stato De Angelis a mettere le mani sul pallone non rilasciato dai giocatori veneti. Fatto sta che la difesa di Pesaro è stata davvero davvero buona. Adesso c'è Fusco in questo momento a terra, speriamo nulla di grave per lui. Ecco che la dottoressa Lisa Rizzi entra in campo. Adesso c'è una pausa acqua, penso decisa dall'arbitro. Oggi giornata stupenda a Pesaro, quasi, infatti tante persone saranno ancora al mare, però è altrettanto vero che i giocatori in campo soffrono senza dubbio il caldo di questa giornata, e quindi è obbligatorio questo water break da parte dell'arbitro Pellegrino. Ricordiamo Pesaro è sotto 7-3, ma Pesaro sta giocando davvero una buona partita in difesa, deve trovare più concretezza sicuramente in avanti. È lì che Pesaro deve crescere e deve riuscire a mettere in maggiore difficoltà gli avversari. Tra l'altro una buonissima prova al placcaggio sin qui da parte dei giallorossi, che più volte sono andati a caccia del pallone costringendo i giocatori del Petrarca dei tenuti e quindi permettendo alla Fiorini di recuperare l'ovale. Ricordiamo ai telespettatori di Rossini TV che Pesaro, la Pesaro Rugby è la massima espressione rugbistica a livello marchigiano, la squadra, la maggior categoria appunto raggiunta dalle prime squadre, quella di Pesaro, vale a dire la Serie A, che quest'anno per l'ultima stagione è in questa formula a tre gironi, con un girone di fatto veneto, un girone del centro-sud e un girone del nord-ovest. Mentre da quest'altro anno ci sarà la massima serie, che come quest'anno è la Serie A Elite, ma poi la Serie A si dividerà in A1 e A2. E Pesaro farà di tutto per poter centrare l'A1, ma altra cosa per cui farà di tutto sarà quella di evitare l'unica retrocessione in programma dalla Serie A di quest'anno alla Serie B. Si riprende adesso con un calcio di Azzolini, ottima presa in tribuna di Marco Caroli, purtroppo uno dei tanti giocatori della Pesaro Rugby fermo ai box per un infortunio. Purtroppo non è stato un avvio di stagione particolarmente fortunato per i giallorossi, perché sono davvero diversi e sono tanti insomma i ragazzi che hanno
ha avuto degli infortuni. Pesaro che non riesce a mantenere questo pallone in touche ed è la prima touche di partita che perde, si riprende quindi con... Ah no, si riprende, scusate, con un calcio di punizione in favore di Pesaro per fallo del Petrarca in touche. Buon per Pesaro. Buona touche trovata da Azzolini con il calcio di punizione. Touche a 6, Fusco al lancio. Vediamo che cosa riusciranno a fare i giallorossi e soprattutto giallorossi che sono a 30 metri dalla linea di meta, giallorossi che adesso devono assolutamente provare a impensierire la difesa del Petrarca. Vediamo se Pesaro andrà sul primo blocco, no, sceglie l'ultimo blocco, purtroppo sbaglia tutto e questa volta è quindi Padova a recuperare l'ovale. Era un'occasione troppo ghiotta da buttare alle ortiche, purtroppo è andata così. Adesso buono il placcaggio di Ruffini, Ruffini che rientra oggi dopo l'infortunio che l'ha impegnato, impensierito tutta la scorsa stagione e non gli ha permesso quindi di giocare nella passata stagione. Oggi è davvero bello rivederlo in campo, è davvero importante per i giallorossi, giocatore che è cresciuto enormemente in questi anni, un impact player importante che può davvero dare una gran mano alla Fiorini Pesaro Rugby. Adesso mischia per il Petrarca, su un in avanti di Pesaro, Jimenez all'introduzione. Vediamo che cosa farà poi il Petrarca, adesso l'arbitro richiama le due prime linee, fornisce qualche chiarimento. Adesso è buona la spinta di Pesaro, ma l'arbitro dice che Pesaro ha tirato giù la mischia avversaria, quindi fallo di Pesaro e si riprende con un calcio di punizione in favore del Petrarca. Anche perché loro non hanno tenuto... Sembra... Touche per Padova. Guardaline che sembra essere un po' generoso, forse qualche metro in più per il Petrarca, ma non è questo a inficiare sull'andamento della partita sicuramente. Quindi Gott al lancio, buona la presa di Sala e Pesaro che non va a contrastare la molla avversaria e comunque Petrarca che quindi dà seguito al suo gioco, attacca per linee centrali, vediamo se Pesaro riuscirà, fatica Pesaro a riconquistare l'ovale, adesso è buona, è la Recciarte che deve portare pressione, ci prova in qualche maniera, fosse riuscito quel calcio staremmo parlando di altro, invece è il Petrarca che riparte, indovina un buon calcio dalla base, quindi sarà touche per Pesaro, ma in una posizione poco simpatica appunto per i giallorossi. Comunque per l'ennesima volta brava Pesaro in difesa, adesso deve riuscire a conquistare la touche e provare a mettere in difficoltà Padova in difesa. Fusco al lancio, vediamo se scelgono, e adesso è Pesaro a dover aprire con
è Franco ad andare all'impatto, davvero bravo ad andare oltre la linea del vantaggio. Adesso una buona piattaforma per Azzolini, che probabilmente calcerà fuori lontano, e invece sembra che sarà ed è Boccarossa a calciare alto. E adesso è Tontini a recuperare l'ovale della Rezzarte, che si può scatenare sull'auto di destra, bravissimo a rientrare, c'è il sostegno dei compagni, palla rimessa a disposizione Fusco a dare continuità all'attacco. Adesso Boccarossa che serve Azzolini, non un'ottima palla, e Pesaro che prova ad andare oltre, e questa volta è l'arbitro che assegna un cartellino giallo al giocatore del Petrarca, che non è propriamente d'accordo con la sua chiamata, ma tant'è, soprattutto comunque esce con grande rispetto dell'arbitro, e Minozzi quindi a lasciare la sua squadra in 14, quando siamo ormai al 30° minuto di gioco. E quindi Pesaro adesso terminerà il primo tempo con un uomo in più in campo, e adesso ottima la touche trovata da Azzolini, sarà una touche sui 10 metri per i giallorossi, che hanno tutto adesso per poter e dover mettere in difficoltà questo Petrarca. Vediamo Fusco al lancio, ha già le idee chiare, gli uomini di Mischia si posizionano per la touche, primo blocco no, secondo neppure, si cerca l'ultimo blocco, riesce a portarla a casa, seppur non benissimo, Pesaro che imposta alla Mol, vediamo se riesce ad avanzare. Boccarossa prova a guidare i suoi primi 8 uomini, peccato, davvero un peccato per Pesaro, perché la palla non viene messa dietro, non viene trasmessa correttamente, e quindi sarà palla del Petrarca. Questo è un errore che non ci voleva, decisamente non ci voleva. Pesaro aveva fatto tutto bene, era riuscito a portare a terra la touche, e adesso c'è fra l'altro un giocatore di Pesaro rimasto a terra, speriamo nulla di grave. Non so se sia Mariani a terra, vado un po' per esclusione guardando gli altri giocatori in piedi. Mariani che viene dai Centurioni, squadra di Serie A che non si è ripresentata in questo campionato, Mariani che ha avuto un ottimo impatto in questa partita. Adesso siamo impallati dagli altri giocatori, sì, Mariani è ancora a terra. Speriamo non sia nulla di grave per lui, che possa continuare il match. Purtroppo invece si tocca il costato, non vorremmo che fosse una costola. O qualcosa del genere, sarebbe davvero un brutto colpo per la Fiorini Pesaro Rugby, che se in questo momento ha dei problemi di rosa, se li ha soprattutto in seconda e terza linea. Fortunatamente intanto Alberto Mariani si rialza, vediamo che cosa dirà la dottoressa e cosa dirà lui, se riuscirà a continuare o meno il match. Intanto vediamo, entra in campo anche Sanchioni a sostegno. E si riprende quindi con una Mischia in favore del Petrarca. Adesso sicuramente il Petrarca ha messo un uomo dei tre quarti a spingere. Pesaro. Non è una scelta che hai. Perché non siete in otto? Vediamo Pesaro che cosa farà. Pesaro che prova a mettere a terra con Sacchetto il diretto avversario, non riesce a recuperare il pallone, Pesaro deve portare più pressione in quel punto, e adesso Pesaro riesce a obbligare a fallo laterale il Petrarca, quindi si riprenderà con una touche per i giallorossi. L'unico motivo per cui non gioco, perché non hai
abbiamo visto la scelta di Pesaro di giocare una mischia in sette uomini con Tontini a difendere fuori sulla linea dei tre quarti. Adesso c'è un'altra pausa perché Gott si allacciava la scarpa, si riprende il gioco Fusco al lancio e adesso Pesaro deve assolutamente portare pressione in attacco. Adesso serve una bella spinta in maul, vediamo se questa volta riuscirà a organizzarsi meglio. Macina metri con la maul, deve riuscire Pesaro ad andare avanti. Adesso si stacca Tontini e Pesaro che deve portare un puntuale sostegno, vediamo se riuscirà adesso Ruffini ad andare all'impatto, mette la palla a disposizione, consegna ad Azzolini per Paletta che va all'impatto, ci deve essere il sostegno lì, vediamo se Pesaro riesce a fare il gioco, ma questo è un velo da giovanili che Pesaro non si deve permettere, non si può permettere in una situazione di gioco del genere. Diciamo che è un attacco decisamente da oliare, quello dei giallorossi che faticano enormemente a mettere in difficoltà il Padova, perdendosi in errori quanto mai banali senza riuscire a dare continuità alla sua linea d'attacco. Fatto sta che Pesaro continua a giocare in superiorità numerica, ha l'obbligo di provare a mettere in difficoltà questo Petrarca in questo finale di primo tempo. Vediamo touche in questo caso del Petrarca, essendo un calcio di punizione. Buona la touche, no, l'arbitro vede il lancio storto e quindi sarà palla dei giallorossi. Vediamo se Pesaro deciderà di riprendere con una mischia o con una touche. Il Pesaro sembra scegliere la mischia, infatti la palla ce l'ha in mano il mediano Boccarossa. Tra l'altro si ricompone gran parte della storica linea dell'Under 16 della Pesaro Rugby, quando Boccarossa, Azzolini e Paletta giocavano insieme. Di fatto, rispetto ai quattro che poi sono andati in Accademia, manca solo all'appello Gabbianelli, che quest'anno gioca ancora in Serie A Elite con le Fiamme Oro. Vediamo Pesaro, qui serve una buona mischia per avere una buona piattaforma per ripartire. Adesso giustamente, se una mischia come questa gira, non può che essere colpa del Petrarca Padova e quindi è nuovamente calcio di punizione per Pesaro. E adesso Pesaro deve riuscire a portare a casa la touche e impostare nel miglior modo possibile il gioco. Vediamo se andrà sempre sull'ultimo blocco o questa volta cambieranno. Va sul primo blocco, ottimo per Venturini, adesso è Pesaro a stendersi, davvero ottimo il placcaggio su Ruffini, davvero buona la difesa del Petrarca, adesso è Paletta a consegnare per Tontini, bravi comunque i pesaresi a mantenere l'ovale, Azzolini per la Recharte che deve andare dentro, mantiene l'ovale, bravissimo. E adesso Boccarossa per Azzolini, consegna per Venturini, Pesaro fa una fatica cane ad andare oltre la linea del vantaggio e adesso Azzolini a inventarsi un calcetto a inseguire, recupera il Petrarca, però è Pesaro che porta subito il placcaggio, adesso dovrà liberare con un calcio il Petrarca molto probabilmente, anche perché Pesaro sta mettendo tutta la pressione che può in questo momento. Palla che è uscita direttamente, Pesaro in questo caso potrebbe provare a giocarla veloce per mettere in difficoltà la difesa del Petrarca, invece c'è grandissima pace, grandissima
tranquillità. Forse servirebbe in questo momento, Pesaro avrebbe dovuto alzare il ritmo, forse comunque accusano il caldo anche i giocatori in campo, quindi nulla si può dire in questo frangente. Tusce ancora per Pesaro, che continua a fare il suo gioco, e adesso è Azzolini a calciare in avanti. Ottima la presa, ma l'arbitro vede un fuorigioco. Per me in questo caso non ha ragione l'arbitro, ma tant'è, mi sembrava davvero che i giocatori fossero dietro Azzolini. Era 7 metri più avanti. E si riprende quindi con... Dove siete voi? Era lì. Un calcio di punizione per il Petrarca, e da che Pesaro poteva essere in vantaggio adesso sarà costretto a dover difendere il risultato, e soprattutto destro indovina una touche clamorosa sui 5 metri, e adesso Pesaro non dovrà farsi cogliere impreparata dalla mol petrarchina. Cotta al lancio, adesso Pesaro deve fare di tutto per evitare che la mol con la mol entri in meta. Pesaro, ricordiamo, anche con un uomo in più, e non è possibile. Pesaro subisce la seconda meta in mol in questa partita, proprio in chiusura del primo tempo. Non ci voleva questa segnatura dopo che Pesaro è stata per buona parte del primo tempo nella metà campo avversaria. Ecco che il Petrarca al secondo ingresso nei 5 metri di Pesaro trova la seconda meta di giornata. Al momento Petrarca che si porta a 12, vediamo adesso destro che proverà a trasformare la meta. Destro a calciare, ne esce un pessimo calcio, quindi Petrarca Padova 12, Pesaro 3. Pesaro deve rialzare la testa, Pesaro ha fatto vedere di potersela giocare alla pari contro questo Petrarca Padova, ma poi non può concedere una meta ogni volta che i petrarchini entrano nei 5 metri di Pesaro. Adesso Azzolini per il calcio per riprendere la partita. Andiamo, Pesaro che porta pressione, non deve disunirsi qui, perché fin qui, ricordiamo, Pesaro ha fatto davvero un'ottima prova. Adesso Jimenez a calciare dalla base probabilmente, e così è. Adesso è Pesaro che deve riuscire a prendere al volo questo pallone, e adesso è Sacchetto a recuperare l'ovale, c'è un in avanti di Padova, vediamo Mariani che va a contatto, davvero bravo, va oltre la linea del vantaggio, palla per Franco che va oltre, macina metri, serve il sostegno per lui, bocca rossa per Azzolini che viene placcato, e adesso è Sacchetto a portare, e non c'è stato nessun problema. Adesso è Pesaro a dover ripartire, De Angelis che calcia avanti, prova a portare pressione, buona l'idea, un altro piccinissimo calcio, adesso Pesaro subisce probabilmente la terza meta di giornata. Bravo destro a trovare completamente impreparata la difesa di Pesaro, non si può concedere una meta in questa maniera, questo è un regalo bello e buono. In chiusura di questo primo tempo Pesaro deve essere attenta
in questi casi, veramente, da che Pesaro doveva provare a riportarsi in partita sotto da 7-3, si trova sotto per 17-3. Adesso il Petrarca avrà anche probabilmente una facile trasformazione visto il punto da cui batterà il calcio. Davvero un peccato che Pesaro si sia fatta cogliere impreparata in questa maniera. Un calcio da parte di De Angelis non precisissimo, ha provato a riandare sotto, fra l'altro lasciando ovviamente scoperto il posto da estremo, e a quel punto la difesa non è riuscita a recuperare. Davvero un peccato, perché la terza meta del Petrarca arriva proprio in chiusura di questo primo tempo, che termina quindi sul 19-3 per il Petrarca Padova. Tutto pronto al Tecnovul Rugby Park per il secondo tempo di Fiorini Pesaro Rugby Petrarca Padova. Pesaro che è sotto per 19-3. Adesso vediamo che Pesaro ha effettuato un cambio nelle sue file, è uscito Mariani, è entrato in terza linea Jawari, storico giocatore giallorosso, nato e cresciuto nella squadra della Pesaro Rugby. E adesso è Azzolini a calciare per l'inizio del secondo tempo. Pesaro che prova subito a portare pressione e deve crescere in intensità in questo secondo tempo se vuole provare a impensierire il Petrarca Padova, che purtroppo ha trovato due mete troppo facili in chiusura del primo tempo. E adesso è Pesaro a contrattaccare con Larry Charte sulla destra, bravo ad andare via, da forse via la palla un po' troppo frettolosamente. Adesso è Venturini a farsi scippare l'ovale dalle mani, Pesaro si deve riorganizzare, destro calcia avanti, Venturini a recuperare, è lui che sfida la difesa petrarchina, deve raddrizzare, buono, mette il pallone a disposizione dei suoi compagni. Adesso è Azzolini ad andare a sondare il campo con un bel calcio lungo, destro che recupera senza troppi patemi, e adesso è De Angelis quindi a recuperare di nuovo palla per Azzolini, che continua a calciare su destro, che recupera e chiama addirittura il mark. Adesso Pesaro che può organizzare la sua linea difensiva mentre il Padova si porta dietro al proprio calciatore. Ecco, purtroppo Larry Charte non riesce a prendere questa palla e si riprenderà quindi con una touche in favore di Padova sull'out di destra. Pesaro deve alzare la testa, ha dimostrato comunque di potersela giocare, non le manca davvero nulla per provare a mettere in difficoltà questo Petrarca e cercare di segnare almeno la prima meta della stagione. Vediamo Gott al lancio, il Petrarca sembra che ancora non abbia cambiato nessuno dei suoi primi 15 uomini, e adesso è Pesaro che deve riuscire a fermare l'avanzata petrarchina. Pesaro che fatica un po', e adesso è Paletta che faticano non poco i pesaresi a mettere a terra l'ala Franchini. E adesso Pesaro che fatica anche a mettere a terra il numero 7 Goldin, Petrarca che continua a spingere, in questo caso c'è la palla persa in avanti da parte del Petrarca, ottimo il
placcaggio di Paletta alla fine da mischia loro, non si capisce in realtà. Ah no, scusate, il placcaggio forse era di Azzolini, e fatto sta che non si capisce perché abbia dato la mischia loro, ha visto primo in avanti nostro, poi loro non è stato così, Pesaro non ha mai avuto il possesso della palla, fatto sta che si riprende con una mischia in favore del Petrarca. La mischia tiene, Pesaro deve fare buona guardia lì vicino, fatica a mettere a terra il numero 8 di Padova. Pesaro, Jimenez che chiama per giocare a destra, la squadra non lo segue, allora va a sinistra, buono il placcaggio di Pesaro, deve esserci buona guardia lì vicino le rack. E adesso e con Fioriti che prova ad andare a sbattere il Petrarca, e adesso buono il placcaggio di Paletta e soprattutto destro che perde l'ovale, Boccarossa che va a esplorare il campo con un calcio, Pesaro che porta pressione, deve riuscire a placcarlo lì, e però è davvero bravo Franchini ad andare oltre il placcaggio, e adesso Pesaro deve riuscire a fermare il giocatore. Adesso l'arbitro fischia, chiama alla calma le due squadre, vediamo che cosa deciderà l'arbitro. Il guardaline Caprini ha chiamato Pellegrino, deve fargli notare qualcosa, vediamo che cosa deciderà l'arbitro, sembra che va a richiamare Padova e c'è un calcio di punizione contro Pesaro per placcaggio alto, penso di Boccarossa in precedenza su Franchini. È stata devastante l'azione di Franchini, diciamolo chiaramente, che è riuscito a sfuggire a due placcatori, ed è stata devastante tutta l'azione del Petrarca che è andata costantemente oltre la linea del vantaggio riuscendo a rompere due o tre placcaggi consecutivi. Pesaro deve ritrovarsi anche dal punto di vista mentale, è sicuramente una partita fisicamente molto dura, si sapeva lo sarebbe stato, adesso però Pesaro deve provare a rialzare la testa, Gott al lancio, sembrava un lancio storto, fatto sta che alla fine a conquistarla è Fusco, davvero molto bravo ad andare a contatto, qui c'era un fallo, l'arbitro non ha deciso di sanzionarlo, adesso eleva ad andare oltre la linea del vantaggio. E alla fine qua c'era un in avanti nero e si riprenderà quindi con una mischia in favore di Pesaro. Vediamo la panchina pesarese che intanto si appresta probabilmente a una girandola di cambi, potrebbero esserci degli esordi in questo campionato. Vediamo Boccarossa che deve introdurre l'ovale. Non preoccupa più Ludovico Grossi in serie. Dai mischia! Serve una buona spinta. Vediamo Pesaro avanza. E alla fine c'è il fallo da parte di Padova. Vediamo, Assolini andrà sicuramente in touche. Leva a terra, fra l'altro se ben vedo è pronto il cambio per lui con Dal Pozzo e probabilmente anche cambio per
Franco, visto che c'è Doncor pronto a entrare in questo momento a terra, mi pare il numero 2 Fusco. Vediamo se Pesaro sarà costretta a cambiare l'intera prima linea o meno. Andiamo Fusco che si rialza, sicuramente partita molto impegnativa fisicamente anche per lui. Si riprende con il calcio di punizione per Pesaro, Assolini che deve trovare la zampata che conta. Buona touche per lui, Pesaro che lancerà la touche più o meno sui 22, quindi. Pesaro cambia i due piloni, fuori Franco e Leva, partita di sostanza per entrambi, e dentro dal posto e Doncor. Serve tutta la loro energia per provare a mettere in difficoltà questo Padova. Doncor, come dicevamo prima, pilone inglese, arrivato direttamente dall'Inghilterra. Speriamo possa fare subito bene, ottima la base per alzare Tontini in touche. Vediamo che Pesaro viaggia con questa maul, davvero buono l'ingresso degli altri, e speriamo che riescano ad andare in meta. Dov'è la palla? Vediamo che è uscita e adesso è Boccarossa a servire Doncor, troppo fermo il pilone per poter mettere in difficoltà lì l'avversario, placcaggio, e adesso è stata davvero una bella maul per Pesaro. L'arbitro che richiama un giocatore del Petrarca. Alla fin fine il Petrarca, a differenza di quello che è riuscito a fare Pesaro, ha bloccato la maul giallorossa, seppur con un fallo, e quindi si riprende con un calcio di punizione per i giallorossi. Assolini predica calma fra i suoi compagni, andrà sicuramente in touche, una touche sui 5 metri da provare assolutamente a portare a casa. Adesso i giocatori si organizzano. Vediamo Fusco al lancio, va a parlare con Dal Pozzo, anzi Dal Pozzo va a dire, a dare un ultimo consiglio a Fusco, vediamo che cosa decideranno. Ottimo il lancio per Antonelli, Pesaro sembra organizzarsi bene in mischia e purtroppo non riesce ad andare oltre la linea di meta. Adesso si va e finalmente riesce a segnare la prima meta di stagione. Ci voleva questa meta per i giallorossi, che comunque hanno fatto vedere di esserci in questa partita. Meta di Tontini, ma meta davvero di tutta la mischia giallorossa, davvero un bel premio a tutto il lavoro sin qui fatto. Fiorini Pesaro quindi che si ricuce un po' lo svantaggio, si porta su a 8 punti contro i 19 del Petrarca. Adesso Azzolini alla trasformazione. Pesaro non si deve dare per vinta, la partita è ancora lunga e non gli manca nulla per provare a mettere in difficoltà questo Petrarca. Assolini alla trasformazione, purtroppo colpisce il palo, decisamente sfortunato Assolini, e quindi punteggio che rimane sul 19-8 per il Petrarca contro la Fiorini Pesaro.
Vediamo De Sanctis al calcio per far riprendere il gioco e vediamo anche che sta per entrare il capitano Carlo Villarosa. Esce Diego Antonelli, per lui è stata una partita sicuramente di grande sforzo energetico, fra l'altro Antonelli che non è al massimo delle condizioni fisiche e per lui quindi in terza linea entra Villarosa. Pesaro che deve prendere la palla, Ruffini sul pallone, palla che esce direttamente, quindi si riprende con calcio da metà campo per Pesaro. Scusate, non si riprende con un calcio ma si riprende con mischia in favore di Pesaro, prima mischia chiusa con i nuovi piloni, vediamo come andranno, quindi serve una bella spinta per provare a riportare Pesaro sotto e provare a impensierire questo Petrarca Padova. Boccarossa introdurre il pallone. Luce raga, controlla Tommy, controlla. Sparare Tommy. Davide, sui cinque dei neri, Davide. Le mischie collassano e quindi l'arbitro fa ripetere. Vediamo un po' se Pesaro trova la quadra ora che ha cambiato i due piloni e due terze linee. Per Pesaro della mischia in panchina resta solo Stefanini. E vediamo, Boccarossa deve introdurre, speriamo che riesca a uscire velocemente il pallone, non la raccoglie Smile, soprattutto però per fortuna c'è un fallo da parte del Petrarca. E quindi sarà altro calcio di punizione per Azzolini. Pesaro che torna nella metà campo del Petrarca Padova. Vediamo Fusco al lancio. Decidono di lanciarla sull'ultimo blocco, purtroppo il lancio è sbagliato, non c'erano le tempistiche giuste in touche ed è il Petrarca che recupera l'ovale, davvero un peccato per Pesaro, deve oliare al meglio le situazioni di touche e adesso è Pesaro che deve recuperare l'ovale, forse ci riesce con Venturini ma alla fine invece non è così e quindi sarà touche dei tutti neri nei 22 di Pesaro, gestita davvero male questa situazione di gioco, anche perché Pesaro era nella metà campo avversaria e adesso si ritrova a difendere dentro i suoi 22. Sono errori che non si possono commettere perché poi abbiamo visto che Petrarca punisce facilmente in queste situazioni. Adesso Pesaro dovrà cercare di contrastare e deve contrastare al meglio la Moll decisamente avanzante. Vediamo se Pesaro riesce a fermarla, sembra che è lì sulla linea di meta a 5 metri
dalla linea di meta. Pesaro deve fare di tutto, è guerra di trincea ormai. Vediamo se Pesaro riesce a respingere gli attacchi del Petrarca. Pesaro fa buona guardia lì vicino alla rack. Pesaro che fatica, adesso se Petrarca allarga il gioco potrebbero essere dolori per Pesaro. Alla fine è l'arbitro a chiamare un calcio di punizione e quindi probabilmente Petrarca andrà nuovamente in touche. Intanto abbiamo visto che per il Petrarca è entrato Benvenuti, è entrato Scoppato, sono entrati Benvenuti, Scoppato. Quindi i cambi sono iniziati anche per i petrarchini ovviamente in questo secondo tempo. Adesso touche sui 5 metri, vediamo Pesaro cosa deciderà di fare, come deciderà di difendere in questo caso. Dovrà mettercela tutta per evitare di subire un'altra molla. Piano di gioco del Petrarca è sempre lo stesso. Palla su Marchetti e vanno in spinta. Ed ecco che arriva la quarta meta di giornata del Petrarca. È una situazione abbastanza avvilente per i giocatori giallorossi che si trovano a fare i conti con la terza meta subita da Moll in questa partita. Pesaro dovrà sistemare al più presto questa situazione. Estremamente bravo nel tempismo di fare l'opposizione quando scende. Perché effettivamente Pesaro ha fatto davvero troppa fatica a porre un freno in questo fondamentale ai petrarchini. Trasformazione realizzata e quindi Petrarca Padova che si porta sul 26-8 contro la Fiorini Pesaro Rugby. Adesso gli ultimi cambi di giornata per la Fiorini. L'allenatore Panzieri mette tutti in campo. Adesso anzi in realtà pausa acqua dopo questi primi 20 minuti del secondo tempo. Probabilmente entreranno sia Rulli che Dabalà che Stefanini. Stefanini protagonista di un ottimo campionato la scorsa stagione, mentre Dabalà è arrivato quest'anno per far rifiatare Boccarossa nel ruolo di mediano di mischia. E Rulli che è un prodotto del vivaio pesarese, tre quarti davvero talentuoso, che sta facendo l'università e che nel frattempo appunto continua a giocare con la prima squadra giallorossa. Vediamo il tecnico della mischia di Pesaro, Massimo Sandri, che forse va a parlare un attimo con gli arbitri, va a chiedere qualche chiarimento. Fatto sta che è uscito Paletta ed è entrato Porcellini al suo posto, è uscito Boccarossa ed è entrato Dabalà come mediano di mischia. Vediamo Rulli probabilmente è entrato al posto di Larrecciarte.
balconare a Maider. Mazzolini che rimette la palla in gioco. Pesaro fatica nel placcaggio, hanno delle terze linee davvero importanti Petrarchini. Calcio dalla base per Jimenez, sotto la palla il capitano Villarosa che la perde indietro, adesso bravo De Angelis ad andare oltre la linea del vantaggio e adesso è Doncor ad andare all'impatto, davvero bravo, non c'era nessuno vicino a lui, non gli si può dare di certo nessuna colpa, adesso è Porcellini ad andare dentro e mettere la palla a disposizione, adesso è ancora Doncor ad andare oltre la linea del vantaggio, c'è bisogno di dare continuità, di dare ritmo a queste giocate, Sacchetto che va dentro, bravo anche lui ad andare oltre, a mettere la palla a disposizione dei suoi compagni, per Azzolini, per Doncor, palle troppo lente, troppo piatto e così fatica anche lui nonostante i chili siano dalla sua parte, e adesso palla per De Angelis che va davvero molto bene oltre la linea del vantaggio, questa volta è Villarosa a non cogliere il passaggio inaspettato di De Angelis, però è buona questa azione continuata da parte dei giallorossi, c'è continuità e c'è grande voglia di fare metri e adesso c'è un vantaggio per Pesaro, Azzolini per i suoi compagni, per Doncor che prova ad andare oltre la linea del vantaggio e di nuovo rack per Pesaro, Azzolini che prova a servire Sacchetto ma c'era un vantaggio per Pesaro e quindi si tornerà sul punto del vantaggio precedente, vediamo Pesaro che cosa sceglierà di fare. Azzolini decide di battere il calcio di punizione dal secondo fallo che ha commesso il Petrarca e quindi va in touche. Touche sui 10 metri, Pesaro che deve organizzarsi al meglio. Si è visto che può mettere in difficoltà il Petrarca anche con la sua di Moll e quindi Pesaro ha l'obbligo di provarci. Adesso tanti cambi nelle file di Padova, d'altronde erano ormai la vittoria in cassaforte trovandosi sul 26-8. Vediamo Fusco al lancio, che cosa deciderà di fare Pesaro. Buono il lancio su Tontini. E adesso la molla di Pesaro pare avanzare, pare essere entrata in meta e arriva la meta di Moll di Pesaro a schiacciare e Fusco. Pesaro non deve far altro che crederci, le qualità le ha ed è un campionato in cui deve assolutamente provare a dire la sua. Quinta meta di Mischia in questa partita, 3 Moll da parte del Petrarca, 2 di Pesaro e adesso Azzolini a tentare la trasformazione. Questa volta la trasformazione va e quindi 15 punti per la Fiorini Pesaro Rugby, 26 per il Petrarca Padova.
Là, buono! Andiamo a peso, eh! Andiamo! Pesaro deve crederci ancora in questa partita. Basta una corsa per riuscire ad andare a segnare una meta. Purtroppo invece c'è subito l'inavanti di Venturini che non riesce a recuperare questo pallone. Peccato, adesso si riprende con una mischia in favore del Petrarca. Vediamo Pesaro se riuscirà a dire la sua in questa mischia chiusa. Prima ha mostrato di avere qualche problema. Buona, buona la spinta di Pesaro. Buonissima la spinta di Pesaro. Ma l'arbitro la fa rifare questa mischia. In realtà sembrava che fosse stato Padova in questa occasione a, a mollare, a non tenere la mischia pesarese. Fatto sta che Pellegrino la pensa diversamente. Intanto vediamo Sanchioni entrare in campo per un giocatore pesarese a terra. Sarà mischia ancora, introduzione petrarchina. E invece questa volta la mischia tiene, quindi è Pesaro che deve fare buona guardia nei tre quarti, buono il placcaggio di Porcellini che deve andare via, la pulizia da parte del Petrarca, vediamo se Pesaro riesce ancora a mettere in difficoltà i Veneti che invece vanno oltre la linea del vantaggio, Pesaro che... e adesso invece è Pesaro che recupera palla con Tontini che prova a dare continuità al suo attacco, invece alla fine è il Petrarca a mettere in difficoltà Pesaro. Alla fine però sono i giallorossi a recuperare il pallone con un passaggio davvero rischioso di Venturini, se per caso trovava lì un petrarchino poteva essere una meta facile facile per i tutti neri. Per fortuna di Pesaro sono venuti via da una situazione davvero brutta e si riprenderà con una touche in favore di Padova. Diamo Gott al lancio, lui è in campo dall'inizio e dal viso si vede effettivamente che è piuttosto provato a parlare con lui, invece è libero, prima linea è entrata a partita in corso. Vediamo il lancio, Venturini non riesce a infastidire e adesso è il numero 6 ad andare oltre la linea del vantaggio, Pesaro fatica a metterlo a terra, Padova che dà continuità sull'auto di sinistra, Pesaro deve provare a mettere le mani sulla palla, non riesce il Sacchetto e adesso vediamo se riuscirà Villarosa, ma no, viene portato via anche lui e quindi adesso è Pesaro che mette a terra Giaccarello e adesso purtroppo c'è un vantaggio per Padova. Vediamo Pesaro che sale in maniera molto convinta con Sacchetto che però manca il placcaggio, prova a recuperare il pallone Fusco, ma c'era il vantaggio qua per il Petrarca. Vediamo che cosa decideranno di fare i padovani. Probabilmente vanno in touche
touche sui 5 metri per Padova. Vediamo il lancio di Gott, vediamo se in questo caso Pesaro riuscirà a respingere la Moll padovana. È sempre la stessa azione, Pesaro che fatica a respingerla e arriva la quinta meta di giornata da parte di Padova e quarta meta di Moll. Diciamo che la mischia pesarese aspetteranno un po' di ripetizioni per la difesa su Moll, perché ovviamente se si parte con uno svantaggio così netto poi sarà dura in tutto il campionato risistemare le cose. Merito anche al Petrarca che sicuramente in questo fondamentale eccelle. Adesso vediamo, benvenuti alla trasformazione, calcio piuttosto semplice da posizione quasi centrale. E riesce a trasformare anche questa, quindi Padova che si porta sul 33 contro i 15 punti della Fiorini Pesaro Rugby. Ultimo cambio per i giallorossi, è entrato Stefanini, uscito Fusco, o meglio sembrava, ma forse non è così invece. È entrato Stefanini per Ruffini, ecco. Adesso probabilmente qualcuno si posizionerà in terza linea, ci sarà un cambio fra le seconde e le terze. Adesso buono questo placcaggio, adesso Padova che prova a distendersi con i suoi tre quarti ma si torna sul vantaggio precedente. Vediamo il calcio di punizione di Padova, più o meno a metà campo, poco oltre la metà campo. Siamo guardaline generoso nel decretare il punto di uscita del pallone. Adesso altra touche vinta da Padova, Pesaro che deve fare buona guardia nei tre quarti, è bravissimo a recuperare la palla, adesso è Sacchetto comunque a raggiungere il pallone, palla per Azzolini che serve Fusco vicino per Doncor che va oltre il primo uomo, adesso è Pesaro che prova a distendersi sull'auto di destra, Jawari che va dritto per dritto, Pesaro che dà ritmo al suo gioco e adesso una pallaccia da parte di Venturini per Stefanini e soprattutto c'è anche lì in avanti. Non si può mandare un compagno al macello in questa maniera, bisogna cercare di leggere meglio il gioco. Non è stata questa l'occasione migliore per Gabriele Venturini.
adesso quindi si riprende con un'introduzione da parte del Petrarca Padova. E adesso c'è miracolo! Calcio di punizione in favore di Pesaro. Bravo Pido, scusati! Bravo, io non ho visto niente. Miracolo! Nessuno è crollato, nessuno ha finto scorso. L'unica missione. E vediamo un buon calcio di Astolini, si riprenderà con la touche in favore di Pesaro. E Pesaro che deve provare a mettere un po' di sale nella partita, provare a inventarsi qualcosa anche con i suoi tre quarti. Bravo Pido, sei benissimo. Vediamo Pesaro che lancia sul primo blocco, non riesce a recuperarla subito, ci riesce Tontini, buon aiuto in mischia, c'è in avanti del Petrarca, Pesaro che mantiene comunque l'ovale, per fortuna di Pesaro c'era il vantaggio e quindi si riprenderà con una mischia in favore di Pesaro. Ragazzi, ma non ne combinate una giusta, eh? Intanto crampi per Tontini, sicuramente è stata una partita molto dispendiosa per le due squadre, vista anche la temperatura in campo. Vediamo un po' come si concluderà il match, intanto tutti a bere, gran caldo per i 30 uomini ancora sul terreno di gioco. Nel dubbio mischia. Adesso sarà introduzione pesarese, palla in mano a Dabalà, un giocatore che viene da Verona. Vediamo che Fusco è andato in terza linea, Stefanini è andato a sostituirlo come talloner. Ma è uscita, non è stata. La palla è stata messa male dentro, non è stata tallonata e alla fine l'ha recuperata il Petrarca. Pesaro non può commettere questi errori e si torna sul vantaggio precedente, c'era un fuorigioco di Pesaro e quindi adesso vediamo che cosa sceglieranno di fare i padovani, probabilmente andranno in touche. Palla che forse potrebbe rimanere in campo, no. Gran bella touche da parte di Benvenuti. E adesso Padova che proverà a organizzare un'altra mol. Pesaro non ha mai provato a contrastare il salto in touche quando era chiaro che le lanciavano tutte sul numero 5 Marchetti. Adesso c'è un vantaggio per il Petrarca Padova. Vediamo che cosa
deciderà di far Padova. Adesso. Buono il placcaggio di Dabalà. Ovviamente c'era il vantaggio per Padova. Vediamo un attimo cosa decidono di fare. Vediamo se questa volta Pesaro proverà a saltare o meno per rubare il pallone. Ha provato a saltare, adesso è Astolini che non riesce a recuperare la palla e allora corre avanti. Adesso bravo Tontini a mantenere l'ovale, buona la pulizia in rack e Dabalà che prova a dare continuità, serve Gabriele Venturini che viene rispedito al mittente, però bravo a mantenere l'ovale. Adesso palla per Doncor che va comunque oltre la linea del vantaggio. Adesso è Villarosa a servire Rulli per De Angelis sull'auto di destra, deve rientrare, serve il sostegno dei compagni, bravo ad andare oltre la linea del vantaggio. Adesso è dal posto a mantenere comunque l'ovale. L'arbitro fischia. Ha calciato via la palla, ha calciato. Non si sa che ha fischiato sicuramente prima un fallo e adesso richiama la terza linea padovana che ha calciato via il pallone. Vediamo che cosa, se l'arbitro avrà la mano pesante e gli darà un cartellino giallo, ci sarà un semplice richiamo. Non c'è nessun cartellino giallo, c'è un calcio di punizione. Pesaro deve decidere e deciderà sicuramente di calciare in touche con Astolini. Un buon calcio più o meno sui 22, Pesaro riparte con una touche. Da lì a lanciare continua a esserci Fusco. Adesso viene consegnato l'ovale a Fusco. Vediamo su che blocco deciderà di lanciare. Sull'ultimo blocco, buono per Tontini, c'era il fallo e quindi c'è il vantaggio per Pesaro. Palla dentro, adesso è Doncor che ha provato a entrare, adesso palla fuori per Sacchetto, dentro per Venturini. C'è un altro vantaggio e Pesaro, e l'arbitro si decide per cartellino giallo e conseguente cartellino rosso a Minossi, grande lottatore ma anche decisamente troppo falloso e provocatore nel suo modo di giocare, quindi sicuramente non potrà giocare la prossima partita. Se l'è andata a cercare anche perché non serviva davvero a nulla il fallo che ha fatto su Sacchetto. Adesso Astolini che sceglie di andare in touche. Andiamo Pesaro! Andiamo Mischia! Tuo figlio ha fatto meta, paga le Vediamo il lancio in touche da parte di Fusco, occasione, situazione molto ghiotta, Pesaro che prova a organizzare la sua maul, forse dovrebbe farlo uscire l'ovale. Non
Tontini che prova a entrare, serve il sostegno lì vicino alla racca, adesso è Smile che prova ad entrare. E adesso Edo ancora ad andare oltre la linea del vantaggio, purtroppo non arriva oltre la linea di meta. Vediamo. E adesso è bravo De Angelis invece ad andare in meta, davvero bravo ad entrare, speriamo non si sia fatto male. No, sembrano solo crampi per lui. Una buona soddisfazione, una buona prova da parte sua comunque in questa giornata. E quindi Pesaro che sale a 20 punti. Adesso ci sarà il calcio di trasformazione di Assolini e Pesaro che dovrebbe provare a far di tutto per centrare a questo punto la quarta meta di giornata che gli consentirebbe un punto almeno in classifica. Non va questo calcio di trasformazione e soprattutto si chiude qui la prima partita stagionale per la Fiorini Pesaro Rugby, quindi Petrarca Padova che si impone a Pesaro per 33-20 sulla Fiorini Pesaro Rugby. Spazio all'intervista. Paolo Pansieri, allenatore della Fiorini Pesaro Rugby, oggi prima partita della stagione, una sconfitta per 33-20 contro il Petrarca Padova, squadra di livello, si è visto che Pesaro Rugby ci può stare anche in questa Serie A del Girone Veneto. Sì, sicuramente sì, avevo chiesto ai ragazzi una prestazione dopo le partite non, diciamo, non a livello in precampionato e sicuramente c'è stata, gli ho anche ringraziati della bella partita nel cerchio finale, abbiamo fatto vedere che ci possiamo stare, peccato perché siamo stati puniti a ogni errore, però questo è il livello, quindi dovremo cercare di adeguarci in fretta, capire dove siamo e prendere le dovute contromisure. Peccato specie a fine primo tempo quando eravate in superiorità numerica e invece vi siete trovati a subire altre due mete, forse serve maggiore attenzione in quelle occasioni. Sì, sicuramente, anche se oggi la Mischia ha fatto una gran prova nel drive, visto che abbiamo preso 5 mete da drive, dovremo lavorare nella difesa da drive. Anche probabilmente nella copertura del campo del triangolo allargato e di come andare a calciare, perché sì, come hai detto te, abbiamo preso una meta che si è un pochino tagliato le gambe su un calcio, un contrattacco facilmente evitabile. E come già detto, ogni volta che sbagli sei stati puniti, questa ha fatto tutta la differenza del mondo. Domenica la prima trasferta stagionale a Verona non sarà una passeggiata? Sì, andiamo pronti via subito, due squadre forti di fascia alta, ci sarà da rimboccare le maniche, lavorare duro, sappiamo quello che ci aspetta, lo sappiamo noi, lo staff, la società e tutta la squadra. Dobbiamo far vedere che ci siamo e non mollare.